In un mondo ideale mi piacerebbe vedere una domenica correre la MotoGP, una la Superbike. Penso che nel mondo ideale dell'appassionato di moto, avere ogni domenica la sua gara di moto, che poi anche il sabato. Sabato e domenica hai un weekend alla MotoGP e una alla Superbike, sarebbe bellissimo. Per quanto riguarda la mia moto, è cambiata tanto, più che altro. Sono stati bravi perché sono andati a colmare quelle lacune che c'erano, ad esempio l'erogazione. Questo lo conoscono, questo logo lo conoscono tutti gli appassionati di moto, c'è poco da dire. Maroil, produttore e sviluppatore per l'Italia di Bardal, ha festeggiato 50 anni con una bellissima festa nello stabilimento in provincia di Lucca. Oltre 100 dipendenti, più di 20 milioni di fatturato, oltre 5 milioni di litri di olio prodotto, che diventeranno 25 entro il 2025, insomma un'eccellenza italiana con oltre 5.000 clienti, con una affinità speciale con Bardal, la famosa azienda statunitense di Seattle. A questa bella festa abbiamo potuto parlare con tanti piloti che seguiamo e che ci piacciono molto. Danilo Petrucci, l'uomo dei tre mondi, perché Stati Uniti, Africa, e vabbè, Europa è casa tua. Senti, l'anno prossimo in Superbike, Toprak in BMW, Rea in Yamaha, arriva Iannone, ci sei te, c'è Alvaro. Insomma, una grande annata, come la vedi e come ti vedi? Ma diciamo da appassionato la vedo sempre meglio la Superbike, da correrci dentro la vedo sempre peggio perché arrivano sempre gente più forte, però sicuramente tanti avversari, tanti piloti che ecco cambiano, Toprak va in BMW, Johnny Yamaha, probabilmente arriverà Iannone, se arriva anche Bulega, quindi c'è sempre comunque Bautista da battere, sono insomma tanti piloti che vogliono stare sul podio, e sarà dura, però devo dire che dopo le ultime gare ci siamo anche noi per il podio e quindi è quello che vogliamo continuare a fare l'anno prossimo. Senti, ma anche a vederla da dentro come ci sei te, avendo vissuto la MotoGP, ti sembra che l'interesse per la Superbike sia molto alto? Cioè questo è quasi un campionato a livello della MotoGP, eh? Sì, più che altro penso che al pubblico piaccia vedere delle battaglie e piaccia, diciamo vedere che ci siano delle battaglie, che non vinca sempre lo stesso. Purtroppo, per un motivo o per un altro, la battaglia sia in MotoGP che in Superbike sembra che è tra per il secondo in poi, perché Pecco, tranne domenica, che ringraziando il cielo è andato tutto bene, però è caduto, però insomma è il dominatore della MotoGP e Bautista della Superbike, però comunque di battaglie ce ne sono tante e la Superbike secondo me sta crescendo di interesse tra le persone. Senti, sfruttando un attimo la tua capacità di comparazione, la Ducati che hai guidato quest'anno, tra l'altro ho visto che purtroppo ora in queste tre gare te sei sempre impegnato quindi non potrai andare, quella che hai guidato quest'anno è l'ultima che hai guidato, che è nel 2020 mi sembra, quali sono le differenze principali? Ma sì, innanzitutto questa cosa delle concomitanze, diciamo che in un mondo ideale mi piacerebbe vedere una domenica correre la MotoGP e una la Superbike. Penso che nel mondo ideale dell'appassionato di moto, avere ogni domenica la sua gara di moto, che poi anche il sabato. Sabato e domenica hai un weekend alla MotoGP e una la Superbike, sarebbe bellissimo, magari per il futuro non fare altre concomitanze. E poi per quanto riguarda la mia moto è cambiata tanto, più che altro sono stati bravi perché sono andati a colmare quelle lacune che c'erano, ad esempio l'erogazione e il far girare la moto, sono stati fatti dei piccoli accorgimenti soprattutto a livello di gestione del motore, che hanno fatto sì che la Ducati sia veramente, la MotoGP da adesso sia veramente facile. Io la difficoltà diciamo più grande che ho avuto nel weekend che ho fatto alle mani sopra la MotoGP è che tendevo sempre a prendere il gas in ritardo, ogni volta che prendevo il gas dicevo potevo averlo aperto prima. Perché proprio a centro curva adesso invece la moto va molto molto forte. Adesso io l'ho detto anche a Le Mans, la MotoGP di quest'anno, la Ducati, la Desmo 16 del 2023, è la miglior moto che ho guidato in,
in vita mia, ecco. Senti, e invece venendo un attimo all'attualità, ma anzi al futuro, Alvaro farà una wild card. Come lo vedi, cosa potrà fare? Ma farà una wild card a Sepang, è una pista dove lui si è sempre trovato bene, ha fatto un paio di test, quindi diciamo che ha un po' le idee chiare e probabilmente ambisce a un buon risultato. Non riesco a capire che cosa potrà fare, sicuramente sarà veloce. Non riesco, sai, a dare un risultato dipende molto dalla singola gara. Se guardiamo la classifica dei campionati, io ho gli stessi punti di mira, ho fatto una gara sola. Però, quindi diciamo che varia molto in base alla gara che fai, però penso che Alvaro sarà veloce, l'ho visto molto convinto di far questo. E l'ultima domanda che ti faccio è su di te, insomma, su questo finale di stagione e sul prossimo anno. Cioè, questa vittoria è dietro l'angolo o ancora no? Ma allora, c'è sempre di mezzo Bautista, nel senso che si potrebbe, ci stiamo avvicinando, però sono sincero ad armi pari, cioè diciamo a 100% del potenziale di tutti i piloti, non credo che siamo i più veloci in questo momento, magari possiamo fare secondo o terzo, come abbiamo fatto. Alvaro in questo momento dovremmo sfruttare delle sue, diciamo, mancanze, cosa che in questo momento non ha. Però l'occasione fa l'uomo ladro. Magari Alvaro una gara non è messo benissimo, io sono messo bene, quindi potrebbe succedere qualcosa, magari due gocce d'acqua, cose così. Ce ne sono tanti altri che sono velenosi sul bagnato in Superbike, però mi piacerebbe. Riuscire. Poi la Francia anche. Sì. La Francia mi ha sempre portato bene, quindi... sento che è abbastanza, che è nell'aria, però non so da che parte andare ancora, però sento che è vicino alla vittoria. Grazie Danilo. Qual è un po' l'emozione e il messaggio che volete mandare con questo traguardo degli 50 anni? Ma allora, il messaggio che vogliamo mandare sicuramente, come abbiamo visto stasera dopo la presentazione, è che per noi 50 anni non sono un traguardo, cioè lo sono e lo celebriamo, ma per noi rappresentano la consapevolezza di avere un grande bagaglio di esperienza, ma anche, diciamo, siamo mentalmente orientati a guardare ai prossimi 50 anni. Quindi sicuramente uno sguardo al futuro, consapevoli di aver raggiunto comunque un traguardo che ci dà tanta fiducia in noi stessi e ci permette di fare tesoro di questa esperienza accumulata e andare avanti.